Ciao amici, oggi facciamo un bel minestrone di cereali e legumi da mangiare con le crescentine o dette anche tigelle. Adesso vi faccio vedere come è stato fatto e secondo me è veramente squisito. Passiamo ovviamente al procedimento e agli ingredienti. Vi lascio ovviamente tutto qua sotto in descrizione. E intanto, come vedete, ho preso una pentola abbastanza fonda e ho messo 150 g di speck a dadini. La fiamma ovviamente non va tenuta troppo alta, se no rischia di strinarsi lo speck. Metto un po' di aglio e un po' di erba cipollina. Come vedete, ho messo l'aglio salato. Come vedete, sto facendo anche le tigelle. Trovate la mia ricetta qua sopra, perché oggi il pranzo sarà proprio questo minestrone con le tigelle. Mescoliamo un altro po'. Prendiamo due patate, le puliamo e le tagliamo a tocchetti e le inseriamo all'interno della pentola e poi mescoliamo. Inserisco a questo punto un altro po' di erba cipollina e un poco di cipolla in grani e continuo a mescolare. A questo punto aggiungo circa 400 ml di acqua, successivamente ne aggiungerò altre 200 e mescolo sempre a fuoco basso. Ecco gli altri 200 ml. Ora metto i cereali e i legumi che sono stati lavati almeno 3 volte. Sono 120 grammi tra cereali e legumi. A questo punto aggiungo il sale grosso, quanto basta, qui dipende dai vostri desideri. Copro la pentola e faccio cuocere per circa 45 minuti. Come vedete, ci siamo quasi.
Bene, ci siamo, sono passati 45 minuti a fuoco medio. Anche le tigelle sono pronte, un ultimo giro e fra un po' ci mettiamo a tavola. Ecco amici, questo è il pranzo di oggi, l'ottima la consistenza, il profumo, io ovviamente l'ho già assaggiata. Come vedete ci sono anche tre tigelle e adesso mi metto a mangiare. Spero che questa ricetta vi abbia interessato, se è così lasciate un like. Se lo desiderate iscrivetevi al canale e comunque sia, ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao amici!